Eccoci qui, raga, con un altro unboxing, come possiamo vedere, pacco spedito sempre da Amazon. Andiamo ad aprire il pacchetto per visionare il contenuto. Ecco qui. All'interno troviamo diversi prodotti. Noi adesso andremo a prendere questo di qui. È uno stand per cellulari e tablet in alluminio. Sul retro troviamo i vari modi di utilizzo, rotazione di 360 gradi. Apriamo. All'interno della confezione non troviamo altro. Troviamo lo stand. Funziona così. Prendiamo un telefono di prova ed ecco qui. Veramente molto bello. Adesso passiamo al prossimo oggetto. Il prossimo oggetto sono questo paio di cuffie della Linkwitz, come possiamo vedere in diverse colorazioni, bianca o nera, modello Marathon 2. Suono di qualità cristallino e headset per sport, modalità wireless, compatibile con PC, smartphone e tablet. Andiamo ad aprire la confezione. Possiamo trovare subito il pratico astuccio il manualetto di istruzioni. Apriamo l'astuccio. Troviamo qui subito le cuffiette. Veramente piccole, questi padiglioni di spugna, qui sotto la porta micro USB per la ricarica, qui c'è il foro del microfono, qui i vari tasti di risposta, volume più, volume meno, brano superiore, brano inferiore. Poi vediamo qui cosa c'è d'altro all'interno. Troviamo altri due padiglioni di spugna di ricambio. E qui, come si può già vedere, il cavetto USB, micro USB per la ricarica delle cuffiette. Adesso passiamo al terzo ed ultimo oggetto. Ecco qui il nostro terzo e ultimo oggetto, come si può vedere, è un mouse da gaming della Bladehawks. 7 colori di illuminazione, come possiamo vedere, l'immagine del mouse in rilievo sulla confezione. 10 milioni di switch, lunga vita, 3 livelli del DPI, superiori ai 4000 DPI. Zero delay, velocità di click in 1 millisecondo. Modello GMX5. Vediamo sul laterale cosa si trova. Turbo click technology. Cose accurate, 5 bottoni customizzabili, 10 milioni di
di click, lunga durata della vita, ergonomico, design ergonomico e facilità di switch. Dall'altro lato troviamo tutte le varie specifiche sul retro, anche tutti i bottoni. Adesso andiamo ad aprire il pacchetto. All'interno del pacchetto non c'è più niente. Qui troviamo qui sotto la manualistica di istruzioni. Dentro questa confezione in plastica con il suo cavetto USB troviamo il mouse. Ecco qui con la sua carta in plastica protettiva. Colorazione nera, veramente bello, con questa aquila qui, questo logo, qui due bottoni, qui lo switch del DPI, la rotellina, clic sinistra destra, altri due bottoni qui, sotto possiamo vedere gli infrarossi. Adesso lo collego al PC per vedere l'effetto che dà. Ecco qui. Si è acceso, rosso, verde, la rotellina colorazione blu, azzurro, blu, veramente un bellissimo mouse, viola, giallo. Beh, che dire, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.